70 che organizziamo concerti, dal 75 organizziamo corsi di perfezionamento con docenti ritenuti tra i più importanti al mondo. I corsi sono ovviamente a livello internazionale, vengono da tutti i paesi del mondo. Pensando a come sono cominciati questi corsi, eravamo un po' scout, perché i ragazzi dormivano in camere improvvisate. Però l'entusiasmo per la musica, per questo luogo, così, questo luogo molto particolare, che non aspettava altro che di essere vissuto in una certa maniera. Ho iniziato a studiare il violoncello quando ero piccino, per colpa di mia madre direi, perché io volevo giocare a calcio. E poi crescendo ho capito quello che avevo a disposizione, cioè non tanto un pezzo di legno quanto tutto un altro mondo. Che mi è piaciuto di più questo corso è stato l'ambiente, anche tanta musica, tanto repertorio, anche il posto in cui si fa lezione, nelle stanze del castello. Molti stranieri che sono venuti qui hanno sgranato gli occhi appena hanno visto questo castello, perché mai si sarebbero immaginati del bellissimo posto dove facciamo lezione. Ci si apre un panorama sulle città sottostanti che si affaccia anche sul mare e un ambiente veramente particolare. Un luogo storico veramente piacevole in cui stare, e soprattutto la pietra comunque che ci circonda isola molto, e quindi si studia molto piacevolmente. È bellissimo stare comunque, fare la lezione la mattina, poi studiare, ritrovarsi a pranzo insieme, è veramente bello anche dal punto di vista sociale. Siamo qua a Sermoneta per questo corso di composizione elettroacustica e si è pensato di aggiungere un altro corso che avesse un rapporto con le nuove tecnologie, perché comunque è qualcosa che interessa moltissimi compositori. Ormai la cosa bella del corso è che è una specie di laboratorio, nel senso che tutti insieme sempre, mentre faccio lezione con qualcuno, qualcun altro sta lavorando sul suo pezzo. Di tanto in tanto, cioè almeno 2-3 volte al giorno, interrompiamo, diciamo, il lavoro per fare degli ascolti, fare delle discussioni un po' più generiche sui problemi della composizione e, come dicevo prima, soprattutto della composizione in rapporto all'elettronica. Tantissimi compositori famosi come Mozart e Haydn componevano musica per far divertire la corte, no? E la musica è fatta principalmente per divertire i re. Compositori come Beethoven, Schubert, Brahms hanno fatto qualcosa, l'hanno cambiata. E la musica è diventata un insieme di emozioni che il musicista ha il dovere e il piacere di tirare fuori. Un tempo si faceva gara tra le varie corti a chi investiva più soldi nella cultura, a qual era il principe che richiamava a sé il musicista più famoso o appunto l'inventore più geniale. I tempi chiaramente sono cambiati, diciamo che da parte nostra che facciamo un lavoro legato all'arte ci aspettiamo sempre che i privati come lo Stato abbiano a cuore questo aspetto, è quello che credo renda anche l'essere umano, insomma, quello che è, che può lasciare il segno nella storia.